Anche se ci sono tantissimi tipi di matite e attrezzi per realizzare i nostri disegni a matita, ce ne sono alcuni che ritengo indispensabili per ogni artista che disegna con la grafite. E in questo video voglio condividere con voi questi quattro strumenti indispensabili. Il primo di questi quattro strumenti indispensabili è una matita di grafite scura. Anche se normalmente utilizzo molte matite di diversa durezza, dalla più dura 9H alla più morbida 9B, non è un obbligo avere decine di matite per creare ottimi lavori, ma ritengo necessario avere nel proprio arsenale alcune diverse gradazioni di colore e almeno una matita scura sopra la 3B. Io lavoro dal chiaro allo scuro ed inizio usando matite dure e chiare per poi gradualmente aggiungere ombre scure per dare dimensione e contrasto al disegno. A volte vedo persone utilizzare solo una matita, ad esempio l'HB per tutto il disegno, e anche se la loro tecnica è buona, il disegno manca di profondità e contrasto, risultando così molto piatto. Il secondo strumento da avere è lo sfumino. Amo usare gli sfumini di carta per creare gradazioni e toni di valore a grafite, specialmente nelle piccole aree. Sono davvero buoni, molto economici, si trovano in diverse dimensioni. E aiutano a togliere il bianco della grana della carta che non vogliamo lasciare intravedere nel nostro disegno. Come vedete, è molto semplice da usare per sfumare le linee in matita o per dare tono ad aree troppo chiare, per esempio sfumando la grafite dalle zone più scure verso le zone più chiare. Il terzo strumento che ritengo indispensabile è un panno pelle di daino sintetico, quello che si usa per pulire l'auto. Il suo scopo è lo stesso dello sfumino. Ma se il primo è più facile da usare su zone di piccole dimensioni, ha anche lo svantaggio di lasciare segni marcati di grafite in eccesso se non si presta attenzione. Dobbiamo poi intervenire quindi con la gomma per rimuoverli. Per le superfici di più ampie dimensioni e per avere una gradazione più omogenea, utilizzo appunto la pelle di daino sintetica. Può essere tagliata nella dimensione che vogliamo, è economica, un panno dura per decine e decine di disegni e la trovate in qualsiasi supermercato nel settore accessori per automobili. Passiamo al quarto strumento indispensabile, e questa è la gomma Tombow Mono. È una gomma fantastica, ottima per ottenere diversi effetti e risultati. È molto piccola e, date le sue dimensioni, è perfetta per aggiungere i riflessi di luce e i piccoli dettagli di cui abbiamo bisogno, ad esempio nei capelli o nella pelliccia di un animale, oltre a cancellare gli errori che ovviamente commettiamo durante i nostri disegni. Quindi, per i riflessi e per questi dettagli, ritengo la Tombow Mono uno strumento davvero indispensabile, da avere assolutamente nella propria attrezzatura di disegno. E questo è tutto per questo video. Tutti i materiali che ho citato li trovate elencati nella descrizione in basso. Se vi è piaciuto, mettete un bel pollice su e non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video di consigli, disegni in timelapse e tutorials.